sede di uffici competenti a fare cose che sono visite. Cioè, è lontano, io capisco. Però abbiate, vedete le cose nella scansione in questo modo, come noi le vediamo trovate. Voi sapete come le vedete le viste da Roma. Ora io oggi ho cercato di dire come le vediamo le viste da Roma, no? Le vostre pratiche quindi arrivano a Roma, magari non complete, ma noi, cioè, meglio, non è che se non sono complete ve le rimandiamo per completarle, ma una volta che sono complete, così come sono le mandiamo, noi non diamo suggerimento al comitato, non possiamo dare, non abbiamo questa facoltà, è vero che partecipiamo al comitato come supporto al comitato, cioè c'è un nostro rappresentante, una persona di ufficio che io non posso, cioè anche mentre ce ne sono tre di ufficio che vanno a riunire il comitato, perché anche qua non è che posso andare, perché le riunioni del comitato sono molto ricorrenti, non posso andare a riunire, perché sono tre persone che vanno al comitato come rappresentanti dell'ufficio, dell'amministrazione, ma vanno in funzione di ausilio, non è che danno consiglio a loro, loro sono composti, hanno una composizione tecnica diciamo abbastanza variegata per tutti i punti amministrativi e sanitari, per cui hanno tutte le competenze per valutare la pratica che stanno trattando, ma la pratica che stanno trattando viene valutata sulle carte che noi mandiamo, che sono le carte che voi ci mandate. Ecco, allora ecco come noi vediamo carte, e carte mandiamo, e sono su queste carte che venite poi valutati. Ecco perché noi mandiamo input, diciamo, beh, guardate questo qua secondo noi, no, noi mandiamo, discutiamo la pratica, se la pratica è completa, se la domanda poi è superficiale, noi la mandiamo, se voi non scrivete non è che possiamo fare. Voi ripeto, tranquilli, c'è il tempo per fare tutto insieme. Prego. Tu hai voluto lei, può basta, se no non andiamo avanti. Prego. Il bisogno di formazione si corrisponde all'azienda metropolitana qui. C'è l'importo dell'equo indennizzo quando viene materialmente liquidato. Poi viene detratto da un'eventuale liquidazione della pensione privilegiata o meno. Sì, io in questi aspetti voglio che non uso il tempo. Sì, certamente. La prassi vuole che venga detratto il 50% dagli arretrati che si percepiscono come pensione privilegiata, no? Però potrebbe anche arrivare prima la pensione privilegiata e quindi noi detrarre il 50% nell'inizio, cioè si prendono tutti gli arretrati della pensione privilegiata e poi se per caso che la prima pensione privilegiata noi ne abbiamo conoscenza, allora possiamo anche detrarre il 50% del conto dell'indennizzo. Ma diremola, noi facciamo un indennizzo, lo mandiamo all'ex Interap e loro nel fare la pensione privilegiata dagli arretrati decurtano il 50% dell'indennizzo che noi abbiamo. Dipende da quello, l'esito della domanda di terzo servizio, da quello che noi scriviamo e da quello che scrive il nostro ufficio nei rapporti informativi. Per quanto riguarda me personalmente, io ho fatto la mia relazione. Per quanto riguarda il mio ufficio, io non posso sapere cosa abbia o meno scritto, e se nel momento in cui ha scritto genericamente addetto ai servizi di polizia ferroviaria, perché molte vengono liquidati così i rapporti informativi, io cosa posso fare nei confronti di il mio comandante, il mio dirigente, di chi, perché specifici meglio, si può fare un seguito a una domanda, cioè chiedere ai comandanti, ai dirigenti quel che sono? Allora, guardi, nel 2008 abbiamo, io non ero insomma, nell'ufficio, ma comunque nel 2008 è stata data una circolare che voi troverete, ecco, allora colgo l'occasione, sul sito del Ministero dell'Interno, no, www.interno.it, alla direzione al nostro dipartimento, direzione centrale del personale, servizio trattamento di pensione, voi troverete anche i riferimenti normativi e troverete anche i modelli che vanno compilati, no? Io qui questo marasma di carte che vedete sono quello che c'è sul sito, io poi magari se volete poi mi lascio a parte che sono facilmente reperibili, sono sul sito.
Tra l'altro noi chiediamo la compilazione dal 2008, quindi ormai da qualche anno a questa parte, all'ufficio di appartenenza, una compilazione che non può essere più così superficiale come magari qualche volta è passato una prima, ma una compilazione abbastanza dettagliata, diciamo più dettagliata, anche se si può sempre migliorare, per carità, però insomma è una compilazione di un rapporto informativo ormai non più impossibile così superficiale, anche perché poi noi chiederemo ulteriori migliori specificazioni, quindi è un rapporto di servizio che non è indicato, insomma, devono avere forse in auto, in moto, a piedi, i servizi esterni, cioè è impossibile che arrivino ormai in questo momento, appunto l'amministrazione sta facendo un passo avanti, lo sta facendo al centro, magari sta facendo una periferia, sicuramente lo sta facendo anche il comitato che sta lavorando sul centro. E quindi io ti direi che è abbastanza impossibile che arrivino così superficialmente i vostri rapporti informativi. Ciò nonostante, come con tutti gli atti che vi riguardano, c'è il diritto di accesso, no? E quindi questo è una cosa che voi potete benissimo chiedere. Voi mi chiedo niente perché magari siete, non so, immagino adesso in una questura, conoscerete la persona che spedisce le cose, che fate vedere, oppure fate domande, proprio per quella mia non credo che vengano. Ma non qui fanno un gelato con nessuno di accedere ai propri atti, visto che la propria domanda non potete sapere so quando è stata spedita, se è stata spedita, perché anche questo livello è una cosa non secondaria. Cioè è stata spedita la mia domanda, sì, ok, posso vedere un attimino, vedete se diciamo si sbattono in genere, dovrebbe passare una conversazione, o altrimenti per iscritto un accesso agli atti, la 42 si vedono i propri rapporti informativi. Io lo consiglio di guardarli, l'ho detto prima, perché se non compilati correttamente a senso della circolare del 2008, ovvero non compilati con tutti i periodi di almeno 10 anni precedenti alla domanda, sicuramente completeranno noi dopo una mente del tempo, perché poi dopo noi dobbiamo chiedere, dobbiamo rimandare la pratica in questura allora prima per evitare di perdere tempo dopo. Se rilevate una insufficienza da questo punto di vista, chiedete di sanarla, fate un seguito a questa spedizione che c'è stata, in maniera tale di non perdere tempo dopo. Comunque, ecco, andate sul sito www.interno.it per scaricare i riferimenti normativi della comunità. Sono la direzione centrale del personale, servizio e trattamento di persone. Prego, abbiate pazienza. La parola al signor Storia che ci saluta mentre si lascia la parola. Vado via per altri impegni, però volevo dare un contributo al dibattito. Io dovrei essere tra virgolette un esperto di causa servizio perché l'ultima l'hanno riconosciuta nel 97 quando sono andato alla CMO, allora c'era il signore che lo riconosceva. Mi disse che arrivare l'ottavo che mi è stata riconosciuta, mi ha detto dottore siete quasi a livello di appuntate di carabinieri, se le pare di appuntare di carabinieri erano quelli più esperti, e mi hanno riconosciuta anche, scusate la battuta, la voce che qualche volta è roca, perché purtroppo è direttore di scuola e quindi ha un problema da lavoro. Io credo che il dottor Fantini ha detto due cose essenziali, molto importanti. La prima è l'istanza. Bisogna scriverla bene, non andare dai soliti praticoni che vi prendono il precedente e fanno le domande a ciclo studio. Dovete dire esattamente quali sono le condizioni operative che possono aver influito sull'insorgente di quella patologia. Dovete andare nel dettaglio. Quindi molte volte ci sono quei termini, perfigerazioni, sbalgi termici, disagi alimentari, discontinuità nell'assunzione di pasti, ma dovete collegarle alla patologia. Quindi chiedete aiuto ai medici, ne abbiamo quattro. Chiedete aiuto all'ufficio personale, che non so, mi pare che oggi non ci sono i medici presenti. Ecco appunto. Bene, ci sono quattro medici, chiedete ausilio, scrivete le cose giuste, i rapporti informativi, l'ufficio deve fare bene. Però vorrei pregare, e su questo forse qualcosa, questa cosa potrebbe anche non piacere. Allora nella vita sono stato anche comandante del gruppo quando eravamo ex ufficiali, per cui mi occupavo anche di questa materia. Guardate, era fastidioso che ti trovavi 10 istanze di riconoscimento, una te la faceva una persona che aveva avuto sbalzi termici,
per friggerazione, disagi alimentari, gli altri solo per farla. E noi scrivevamo per tutto la stessa cosa. Ecco, allora vorrei pregare chi è che non ha condizioni operative per ottenere un riconoscimento di quella specifica patologia. Uno che non ha mai fatto un servizio notturno in vita sua e quelle poche volte che l'abbiamo comandato ci ha creato una serie di rogne, talvolta anche sindacali, ci perdoni segretari, non può poi farci una domanda a chiedere che gli venga riconosciuta una bronchite se questo non è mai uscito all'esterno, ma quello che si è mai fatto di servizio operativo. Ecco, allora, visto che hanno tante domande da trattare, facciamogli trattare quelle giuste per proposito. Poi per voi è possibile, non so se lo lascio come riflessione, un numero di protocollo progressivo e poi mettere sul sito con un codice, uno sa che numero ha la sua domanda e a quale domanda sta, così si fa il calcolo quanto tempo ci vuole, perché sa, dottore, quel discorso dopo 10 anni mi veniva di dire se non è morto vi farà una telefonata, perché se si fa il riconoscimento di una patologia di 10 anni si può anche morire. Ecco, allora voglio dire, per me sono tempi biblici, parlavamo della specificità, non riconosce una malattia significa creare un danno, e lei li ha citati tutti, l'esenzione dei ticket, la possibilità anche per le visite fiscali, non vi vorrei dare consigli dannosi per me, ma per le visite fiscali, se è una malattia che dà un servizio non siete sottoposti alle fasce orarie, mi dispiace averlo detto, però voglio dire, allora posso dire una parola e qua chiudo, un po' più di etica e un po' più di impegno, può darsi che ci riconosceranno una malattia prima che insomma siamo sottoterra. Grazie. Grazie veramente per essere venuto. Noi abbiamo sbagliato su una cosa che abbiamo fatto, adesso lo consegniamo, devo essere il segretario generale provinciale di Venezia, aggiunto. Noi dovevamo fare la testata di partecipazione, dovevamo fare la testata di insegnamento a questo punto, però prima che lei si lasci, siccome lei ha fatto la battuta sul sindacato, io vorrei una domanda, c'è una patologia che vale per tutti, da stress per i sottoposti da comando? Perché se c'è, noi se ti mettiamo ricchi immediatamente. Grazie di essere venuto. Frizzante, conosciuto, Frizzante sicuramente partecipativo, dottor Donatello, che vi assicuro che lascerà il segno. Buongiorno a tutti, io credo che abbiamo sempre un convegno medico, questo è un'ora di ritardo. Sono molto serio, quando devo smettere mi interrompete, molto serio. Io potrei parlare direi che la causa di servizio è come sto microfono, chiara, potrei parlare settimane di questo argomento, quindi non so nemmeno da dove cominciare. Ho una percezione avendo lavorato, cioè ho iniziato a occuparmi di queste cose quando avevo i capelli, quindi è passato del tempo evidentemente. E sono sempre rimasto abbastanza stupito della totale ignoranza dei diritti nella quale vivete e che è quella di 20 anni fa. Alcune delle domande che ho sentito mi fanno capire che non sapete di che cosa stiamo parlando. È abbastanza grave perché è una cosa che invece dovrebbe riguardare tutti voi. Allora, facciamo un passo indietro. Io vi parlo delle leggi, di quali sono le regole, poi vi dico, tutte le cose che noi stiamo dicendo non sono vere. Queste sono le regole, però le regole non sono vere, perché la dipendenza del codice di servizio vi viene data nella misura in cui il comitato prende 10 pratiche, ne estrae un paio che gli sembrano quelle, diciamo, che si può buttare, e il resto è un problema di spendere più e basta, non ci sono altri motivi. Quindi a me fa un po' tristezza parlarvi dei diritti quando io so perfettamente che questi diritti non sono oggetto di valutazione. Vi faccio un esempio che ho seguito, che non è qui presente perché è un dipendente civile del comune di Venezia, che si occupava di appaltini.
di andare a controllare gli abusivini edilizi del comune di Venezia. Quando un giorno è cambiato un assessore, questo signore è finito un pochettino in disgrazia e quindi da dirigente è finito a fare le fotocopie. Aspetti sindacali. Allora, ha naturalmente interessato il suo sindacato, il quale ha fatto un incontro, eccetera, 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 ha detto guarda, ti reintegriamo al posto di dirigente. Lui, che era addetto al fax alle fotocopie, è andato a prendere il fax, dopo tutte queste riunioni, tutte queste cose, psicofarmaci come se piovesse, eccetera, e sul fax c'era scritto che l'incarico di addetto alle fotocopie era da ritenersi definitivo. Lui con il fax in mano ha fatto un infarto. L'hanno trovato per terra col fax in mano. Il comitato di verifica ha detto che trattasi di patologia prevalentemente su base eredo costituzionale. Di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Di diritti? Evidente che no. Altro caso che conosce, peraltro, ufficiale, sub-ufficiale della Guardia di Finanza viene prelevato in casa alle 8 di sera da alcuni di voi, peraltro, in esecuzione di un ordine di arresto, insieme già con la sua famiglia, eccetera, viene portato in carcere, 2 ore dopo fa un infarto, non lascia perdere l'innocente colpevole, questo non ci interessa, fa un infarto. Il comitato di verifica dice che effettivamente, ecco, questa cosa qui non c'entra nulla, perché non si ravvede un aspetto di stress tale da poter giustificare. E allora di che cosa stiamo parlando? Capite voi che è un terno all'otto. Ora, se uno deve giocare all'otto, giustamente dico come andare in ricevitoria, perché se uno deve aspettare anche 10 anni per avere la risposta dell'otto, almeno 3 volte alla settimana è più veloce andare in ricevitoria. Ciò premesso, quindi vi dico, vi parlo di norme, anche se voi sapete, perché fate un servizio in questo paese, che le norme funzionano in un modo diverso dalla prassi. E la prassi in questo paese è un paese strano. Noi conosciamo tutte le regole e pensiamo che gli altri le debbano rispettare, però quando arrivano le tutele dei nostri diritti scopriamo che questo non funziona. Come nasce la causa di servizio? Ve lo risparmio. Prima della legge 461-2001, prima della Costituzione, questa legge lo dico perché è stata sul tavolo dell'allora Presidente del Consiglio alcuni mesi, infatti, è stata scritta il 28 ottobre del 2011, ma misteriosamente viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio 2012. Dove sia stato in questi mesi qualcuno lo sa e se lo tiene per sé. Prima della 461 c'erano i comitati del CMO, la Commissione Medica Ospedaliere. Tu facevi la domanda, le regole sono rimaste sostanzialmente le stesse, facevi la domanda, ti vedeva la CMO esprimeva un giudizio su tutto, se la patologia esisteva, se dipendeva dal caso di servizio, qual era la sensibilità tabellare. La cosa passava a una cosa un po' sovietica, alla CPPO, che era il Comitato per le Funzioni Privilegiate Ordinarie, che in realtà si occupava di tutto, che applicava ordinariamente la formula X-1. Chi è più anziano tra voi sa queste cose, cioè diceva, allora, la CMO diceva un'ottava, diventava una B, la settima diventava un'ottava, la quarta diventava una quinta, e così via, tutta era la X-1, tendenzialmente. Non entravano poi nel merito della dipendenza, questo ha consentito il riconoscimento di causa di servizio che non troverebbero posto almeno su Marte. Cioè la causa di servizio per anni è stata usata come una rendita INAIL, come una specie di benefit per tutti i dipendenti civili e i militari dello Stato. Poi qualcuno si è svegliato e ha detto questo è un lusso, non ci possiamo più permettere. E questa legge, che io vi assicuro vale la pena, anche se non siete dei giuristi fini, di leggere, perché ha degli aspetti di comicità non indifferenti, si intitola Regolamento DPR, lo trovate anche sul Ministero dell'Interno, io sono su www.governo.it, che è di solito funziona, Decreto Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, numero 461. Il titolo di questa norma già vi fa capire qual è. Allora dice riorganizziamo, dice tagliamo le vogliamo tagliare? No, non sarebbe etico, noi vogliamo regolamentare. Quindi
La legge si intitola Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio per la concessione della pensione privilegiata ordinaria, parentesi che non è stata modificata, e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Cioè, questa è la legge meravigliosa. Il problema è che se poi la leggete scoprite che questo non è la storia, non coincide. Cosa dice la 461? Dice le CMO. Le CMO non possono occuparsi della dipendenza perché ne danno troppe e noi non riusciamo a tenere i cordoni della borsa. Quindi nell'ottica della, siamo in pieno federalismo qui. Qui c'era nel 2001, qui si blaterava di federalismo come se piovesse. Quindi dice stop alle situazioni, scusate sono un po' polemico, ma è la realtà, ecco. Se poi avete dei dati diversi vi prego di dirli. Nel 2001 qui, io vivevo in Veneto, poi non lo so dove, qui era tutto da regionalizzare, per cui questa legge dice stop all'indipendenza delle commissioni mediche ospedaliere, tutto deve finire a Roma. A Roma un comitato di saggissimi che si chiamerà comitato di verifica si occuperà di decidere se una patologia a Trento come a Palermo dipende o non dipende da causa di servizio. E lo farà come? Visitando il paziente? No. Ascoltandolo? No. Farà un'anamnesi? No. Farà un esame obiettivo? No. Prenderà delle carte. Cioè, questa è un'idea che dire idiota è offendere l'idiozia, perché chi, qualsiasi medico sulla faccia della terra sa benissimo che quando legge dei certificati medici e poi vede la persona davanti, di solito non ha la stessa impressione, o la vede peggio, o la vede meglio, rarissimamente le carte parlano veramente di noi. Come fa il comitato di verifica a decidere? Noi non lo sappiamo, o meglio, lo sappiamo, perché non lo sappiamo. Questo per rispondere a qualcuno che diceva ma le CMO mi hanno riconosciuto. Le CMO dal 2001 non le hanno riconosciuto una bellissima. Le hanno detto che quella patologia è ascrivibile, diciamo, all'ottava categoria della tabella A, che è come dire nulla, perché se non dipende dal caso di servizio, quanto sia ascrivibile alla prima con super invalidità, tanto non succede nulla. Allora qual è il problema? Il primo problema è la percezione che noi abbiamo avuto che il 2001, il DPR 461 del 2001 avrebbe fatto una strage di cause di servizio, ed è effettivamente accaduto. Questo è quello che è realmente accaduto, con motivazioni che vengono circostirate. Le motivazioni del comitato di verifica sono circostirate. Io ne ho una raccolta ormai, non so, ne avrò 500-600, e ogni tanto in causa ai giudici ne mando alcune per dire: se tu hai 30 anni o 60 e hai problemi alla schiena, è sempre un problema artrosico, anche se ne hai 30, anche se ne hai 15, le motivazioni sono quelle perché non hanno tempo, insomma, non hanno il tempo fisico di fare questa operazione. Questa legge, peraltro, andatevela a leggere perché, ripeto, è interessante, dava tutta una serie di termini, 10 giorni, 30 giorni. Se tu leggi la legge, dici, va bene, nel giro di 6 mesi mi danno tutto. Allora, il Consiglio di Stato è intervenuto immediatamente dopo l'uscita di questa normativa e ha detto che l'unico termine perentorio che c'è è quello a carico del soggetto, cioè i famosi 180 giorni. Gli altri sono termini dilativi, che significa se potete stateci dentro, se non potete mazzare. Queste sono le semplificazioni che faccio. Poi un altro aspetto che mi sembra interessante, non so neanche io cosa dire, un altro aspetto, potremmo stare settimane qua, un altro degli aspetti, non voglio rubare il campo allo psicologo perché non so se neanche se avrà tempo per parlare, quindi vi accenno, ci sono problemi che afferiscono all'ambito psicologico-psichiatrico.
che hanno una loro rilevanza e che il Comitato non riesce a cogliere, perché hanno delle specificità diverse dalla tradizionale causa di servizio, la frattura della gamba, il trauma cranico, la ferita, la cicatrice. E questo è un grosso problema, però mentre in questo paese si è assistito a un aumento della tutela per i lavoratori dipendenti per quanto riguarda le malattie professionali, no? L'anno scorso, nel 2011, è uscita una modifica dell'elenco delle patologie per cui è obbligatoria la denuncia anche in caso di sospetto di malattia professionale. In essere adeguato, in aprile ha modificato la tabella delle malattie professionali, ha fatto entrare dentro malattie tipo spondongue, movimentazione di carichi, perché ci si è accorti anche dal punto di vista delle sentenze che quello è un aspetto in cui c'era un deficit di tutela, c'era una maggior tutela per quanto riguardava l'infortunistica classica, no? Cioè le cause violente, ma le malattie professionali, cioè la causa di limitare il tempo, anche il lavoratore privato non aveva un difetto di tutela e così è stato un po' compensato. Questo è un problema grosso nella dipendenza da causa di servizio, perché invece la tendenza del Comitato è di riconoscere banalità infortunistiche, i colpi di fusta, li conosco tutti, che tanto comunque non è che danno diritto a nessuna ascrivibilità, ma le patologie, le malattie, fa più fatica perché non ha la possibilità di parlare con la persona. E non si fida evidentemente nemmeno del CMO. E quindi abbiamo questo problema enorme che non siamo attualmente attrezzati a gestire. Poi c'è un problema sulle malattie che forse qualcuno aveva tirato fuori, quando decorre la malattia? Quali sono i 180? Qual è il termine da cui io faccio partire i 180 giorni? Perché se io cado e mi fratturo una gamba è facile da capire qual è il termine, ma se ho una malattia da postura, no, faccio la volante da 20 anni, quando è che ho iniziato ad avere l'osteodiscartrosi? Allora, in questo devo dirvi, è un falso problema, nel senso che Roma tendenzialmente ci sente poco, perché ci sente poco in linea generale, però il diritto, dice un principio generale costituzionale, decorre da quando io ho la piena e sicura conoscenza, che non significa la semplice conoscenza della patologia, ma anche la possibile dipendenza da fatto illecito, da lavoro, da causa di servizio, in altri termini. Io posso sapere di avere mal di schiena, ma finché, siccome io sono un poliziotto e non sono un raffinato medico, non sono tenuto a sapere che il mio mal di schiena è dovuto al fatto che mi faccio centinaia di chilometri al giorno su macchine forse non confortevolissime. Però quando ci sarà qualcuno che me lo dirà, il mio medico di base, il mio medico di corpo, un medico legale, un ortopedico, un fisiatra, da lì io faccio scattare i 180 giorni, lì ho la piena e sicura conoscenza. Questa è la norma. Capite voi? Un accenno breve su questo, che mi pare l'aspetto più interessante. Le persone quando vengono da me mi dicono: dottore, ma vale la pena? Allora non vi rispondo se vale la pena sul piano economico, perché qui ci sono relatori più bravi di me. Io non so quanto valga l'indennizzo, però a naso direi poco. Così a spalle, vado un po' a spalle. Quindi perché farlo? Perché siamo un paese stravagante. E quindi se tu hai un diritto conviene prenderlo. Non si sa mai domani. Pensate a tutti quelli che sono ammalati di drepanocitosi, che una mattina
si sono visti arrivare una sera perché sono andati, perché qualcuno in questo Parlamento, in quello precedente, due Parlamenti fa, non sappiamo ancora come è andata questa cosa, ha deciso che quelli che avevano la vera falcitosi devono avere centralizzazione. Non la mia falciforme, non il mondo. L'altra è falcitosi. Tutti noi ci siamo chiesti il figlio di quale senatore o deputato è Andrea Parocitosi. Beh, è la prima domanda che ci siamo posti. Però è ancora lì questa normativa fantastica sulla Andrea Parocitosi. Quindi se c'è la Andrea Parocitosi, se hai una causa di servizio, fatela riconoscere. Cos'è, mi scusi? È una malattia del sangue, è una malattia dei globuli rossi, tutto insomma fate molto che assomiglia un po' alla linea mediterranea, ha una malattia che come non ha bisogno di particolarissima tutela, però evidentemente sì. Allora il principio è, se hai un diritto prendilo, perché una mattina si svegliano e dicono quelli che hanno questo tipo di cose accedono al concorso. Sapete come funziona questo paese? Non per l'aspetto economico, ma per l'aspetto della tutela del diritto. Poi i più saggi tra voi vanno a leggersi le tabelle e mi chiedono anche quando vengono a visita, no? Dice, dottore, ma dove andiamo qua? È ascrivibile a cosa? Ecco, questo è un altro aspetto che mi pare di interesse sindacale anche. Allora, queste tabelle sono vecchie. La madre di queste tabelle è dell'Ottocento e si vede, no? Cioè, sono nate per la pensionistica di guerra. Noi non siamo in guerra da qualche anno, salvo che in Basciusa e in qualche altra parte, diciamo tendenzialmente non siamo in guerra, quindi si adattano poco. Due terzi di quelle voci riguardano le singole frangi delle dita, se voi vedete, no? Perché evidentemente bombe, cose, insomma, volavano abbastanza velocemente, mancano alcune patologie, i tumori non ci sono, perché non era una patologia di guerra, o perlomeno non sapevano che poteva essere. Mancano molte patologie. E poi sono vecchie nel senso che, non so, tu perdi le gambe. Mirko Schio è una prima categoria, non credo di fare una rivelazione di segreto, perché vi sarete accorti che è in sedia rotella. Però uno che ha una cardiopatia e per cui viene inserito un pacemaker, secondo queste fogli tabelle, dovrebbe avere la stessa prima categoria. È chiaro, sono state scritte al tempo in cui inserire un pacemaker era un po'... non sapevi se uscivi dalla sala operatoria, quindi... Però adesso esci e fai una vita normale, qualche volta fai un servizio discreto, insomma, anche con un pacemaker, ecco, magari non fare l'ordine pubblico, ma insomma puoi sopravvivere bene. Sono due patologie molto diverse, lo capite benissimo. Allora, che cosa accade? Accade che le CMO, forti di un principio giuridico secondo cui una legge dello Stato, cioè un DPR, si modifica con una circolare, come in Burundi, perché così non abbiamo, noi facciamo le leggi e poi ci sono le circolari applicative. Circolari applicative che non sono l'interpretazione autentica della legge, che la fa o il giudice o il relatore della legge, chi è che deve fare l'interpretazione autentica? Invece c'è qualcuno che si è svegliato e ha detto no, queste tabelle che sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica sono tassative solo per alcune patologie. Si può? Questo periodo. E quindi solo per la migliorazione della vista, dell'udito e per le amputazioni. Io non trovo che questa interpretazione sia coerente, perché per me questo è un testo di legge, se vogliamo cambiamo la legge, se no non la interpretiamo in questa maniera. Però in CMO abbiamo questo problema concreto. Cioè, l'anchilos di spalla dominante andrebbe in quarta categoria. Non riusciamo a trovare un accordo su questo. Bisognerebbe avere la possibilità di fissare con le CMO, fare l'uso duro, aspettare che arrivi in un paese normale nel giro di 6 mesi, un anno, la risposta da Roma e fare una causa per questo. Ora, capite che qualche volta è necessario invece trovare un sistema diverso, perché da Roma non ti rispondono in 6 mesi, ma ti rispondono in anni,
E poi qual è il giudice a cui vai? Vai al TAR? Certamente se le mani sui capelli sono gravi, perché le esperienze che noi abbiamo al TAR, anche il TAR del Veneto, sono disparate, sono molto molto, è un terno all'otto, un altro lotto, cioè, quindi che cosa si cerca di fare? Si cerca con la commissione di trovare un equilibrio di buon senso facendo riferimento ad altre normative. Nel mentre che noi chiacchieriamo, però, a Roma un gruppo scelto di personaggi le sta modificando queste tabelle, e succederà come ai dipendenti pubblici a marzo, che si svegliano una mattina e dice: la causa di servizio non c'è più, è morta, per voi non c'è più, senza preavviso. Il colpo del cecchino, quello che non senti arrivare e che di solito ti ammazza, così una mattina si sveglia e dice: voi non avete più la causa di servizio, cosa avete? L'email. Cioè, ma voi pagate i contributi in email? No, ancora oggi non so, non sappiamo che cosa stia succedendo del pubblico impiego, non ci è chiaro. Questo delle tabelle succederà la stessa cosa, una mattina ci svegliamo e senza che nessuna persona te la compara, ci diranno che due terzi delle patologie che abbiamo riconosciute non sono ascrivibili. Così sarà. E io tremo a questo, perché dei rumors, perché colleghi, Radio Serva, medicina legale in Italia sono 3.000, quindi non siamo tantissimi. Qualcuno che conosce quello lo troviamo sempre, e quindi qualche anticipazione l'abbiamo, però io devo tenere il segreto su questo. Però le cose si stanno modificando senza, quello che mi spiace non c'è questo qua, senza, e la mia percezione è che non c'è la percezione in queste modifiche che il lavoro delle forze dell'ordine sia un lavoro diverso dall'impiegato. No? Io posso capire che il poliziotto all'ufficio passaporti forse, ecco, non fa un lavoro molto diverso dall'impiegato, però la conoscenza diretta di molti, anche dei presenti, mi fa dire con assoluta serenità che è un servizio che non è per tutti, e i rischi che si corrono non sono quelli del normale lavoratore, perché abbiamo a che fare, voi avete a che fare con delle fasce di umanità qualche volta originale. L'ordine pubblico è un concetto, insomma, che non lo trovo in altre categorie, no? Quindi non c'è in questa, c'è la necessità di risparmiare, io questo lo capisco, no? Ma non mi pare che si stia perdendo quella specificità, perché la parola privilegio, che rimane nella pensione privilegiata, sembra una cosa sconveniente oggi. Invece credo che il privilegio in questo caso lo Stato l'aveva messo a buon senso. Diceva privilegio i miei dipendenti, che inizialmente erano poi tra l'altro proprio quelli che sono rimasti, non c'erano dipendenti civili. E questo invece si sta un pochettino perdendo. E questo io lo trovo molto preoccupante. La cosa che finisco, perché poi se avete delle domande rispondere preferisco. La causa di servizio ha avuto una seconda giovinezza di recente. Dovuta a che cosa? Dovuta alle leggi sulle vittime del dovere, questa è la verità. Con un'ottava categoria mi prendo 2.000 euro di accoglimento, forse meno, no? Però con un'ottava categoria per le vittime del dovere mi faccio, non dico una casa, un omino di sicuro, no? Quindi. E qui si stanno creando delle cose stranissime. Qualcuno al convegno Ferdicredo ha detto: ma se io faccio un incidente in macchina e mi perdo una gamba, no? Cioè, se sono vittime del dovere mi faccio la casa, se no, allora è possibile veramente che è più importante la modalità con cui mi faccio male, o non so io sparo alla poliziotta che è qua davanti, no? E spiegato, io sono un medico, no? Fossi un terrorista, tu saresti una vittima del terrorismo. Se io fossi un mafioso, saresti una vittima di mafia. Se io e lui fossimo d'accordo nel farlo, forse saresti vittima della criminalità organizzata. Però di repente abbiamo sparato, cioè a me sfugge sta cosa qua un attimino, soprattutto perché quando uno ha un danno, non danni, non cazzate, ma danni grossi,
veramente si guarda in giro e dice ma quello c'ha molto meno di me, però è molto più tutelato. E quindi questa normativa, che pure ha un senso, e qui sono presidente di Fabricredito, sono loro consulente, capisco che abbia un senso di questa normativa. Dall'altro però qualche volta al poliziotto che sta per strada questa finezza gli sfugge e soprattutto temo che abbia l'impressione di avere un difetto di tutela che io da qui mi sento di non negare. Ecco, forse un difetto di tutela si sta un pochettino verificando. Non direi altro. Avevamo detto che era un po' frizzante. Comunque volevo dire che siamo in buona compagnia, anche da noi esistono le paroline simpatiche. Lei ha parlato di regolamentare per una legge che sono, no? Da noi si chiama armonizzare. Vabbè, insomma, sempre la finisce. Sempre in quel posto, finisce. Posto notissimo. È ben frequentato. No, non possiamo dire, però posto noto, sì. Per domande? Va, sei sempre tu? Vai. Vai, vai. Cioè, vai. Come hai detto il digitale è un problema lotto. Volevo dire, l'età dell'altro, che ha dato i corsi contro è veramente un caso all'otto proprio così, o quando ci sono delle situazioni un po', cioè un po' verosimili dove c'è stato veramente un abbaglio da parte del candidato, cioè anche quando potrebbe essere certo di vincere. Domanda lecita, mi correggo. Allora, è un terno all'otto molto più un terno all'otto sulle ascrivibilità che non sulle dipendenze. Ecco, questo ha fatto bene a dirlo, bene, mi aiuta perché mi correggo. Perché sulle dipendenze direi che il TAR è abbastanza credibile. Qual è il problema al TAR? Che devi avere la carta. Cioè il buon senso al TAR non esiste. Voglio, questo sono assolutamente certo, noi abbiamo perso una causa al TAR di cui abbiamo palesemente ragione. Tra l'altro di un periziato di questa cultura temo, peraltro. A vigere fuoco meno male, ecco, che non è presente quindi. Quindi sta ancora qua perché so che abbiamo ragione, perfettamente, però poi se non lo dimostri il TAR non ti nomina una CDU, quando la fa ti nomina il Collegio Medico Legale della Difesa, cioè fatemi capire la terzietà, se non addirittura quelli del Ministero della Sanità. Io conosco i colleghi del Ministero della Sanità, sono anche giù andato in questa magnifica cosa in via dell'Oceano Pacifico a Roma, vivono in un altro pianeta loro, sono figli di Maria Antonietta, mangiano brioche, non sanno di che cosa stiamo parlando, cioè ve lo assicuro. Cioè, io mi sono sentito un medico alla periferia dell'impero, cioè capivo che io ero in un altro pianeta, che i miei problemi non erano i loro. Questo l'ho capito subito quando sono entrato in questo spazio con la filodiffusione. Non questo, sapete, tutto un altro. Allora, però, ecco, sulle dipendenze sì. Giovanni. Lei ha spiegato prima che gli arrivano le carte, non vede la persona. Io volevo sapere in base alle cose che ci dite voi sulle carte. No, io non decido una parte. No. Allora, al comitato arrivano le carte. Il famoso comitato di verifica, e questa la legge prevede così. Ah, allora, no, ha perso un giro. Il comitato di Fantozzi. Gli scatti della bicicletta che... Regina. E mi chiede se ci saranno degli esodati delle cause di servizio. Allora dovrei prendere il turbante e fare di mio tema per il turbante. In un paese normale no.
E si assomiglia proprio, eh? Prego, altri? Se non c'è metà, prego, vai. Per semplificare, è successo che regionalizzando molti veneti con la chirurgica ambulatoriale, con la disabilità, si sono trovati svantaggiati rispetto al resto dell'Italia. E credo che questo non è un vantaggio, vuol dire essere governati da chi pensa, che appare che ti protegge, invece non è. Invece mi pare una questione, anche nella prospettiva del futuro decreto economico-finanziario, molto pericolosa, no? Questo valorizzare, armonizzare, no? Taglio di un terzo o due terzi delle patologie e perdita dell'universalismo della condizione umana. Cioè, si concede privilegiando, decidendo in libero arbitrio. Sarà ben difficile. Credo che qui mi pare molto importante invece tenere coscienza della propria condizione umana. Sottolineare nel momento in cui ci si rende conto della propria, perché si dentro un diritto generale, no? E poi il discorso economico, cioè politico, sindacale, non vedo altro, cioè quello che è la via più difficile, ma anche quella via che concede un principio di universalismo, un principio di diritto universale, si rende conto che questo lavoro è un lavoro di grande stress, di grande rischio di esposizione, come per esempio banalmente come lo sportello della banca, chi ha lo sportello prende più soldi perché è soggetto a rischio, è una condizione umana, no? Prendere condizione, quindi, oltre che la singola pratica, è la singola condizione di sofferenza, di disagio, di malattia, preso atto in quel momento, prendersi atto di una, prendere atto di una condizione collettiva di rischio, condizione sindacale, dovrà toccare in corso. Aggiungo che la mia preoccupazione da medico legale, quando io sono di formazione, è quello, io la butto in battuta, però è un profondo turbamento quando io non capisco quali sono le regole del gioco. Ed è evidente che la seconda repubblica, così come l'ho vissuta io, è stata una sistematica distruzione delle regole del gioco. Io ricordo una pubblicità che facevano su Rai 3, e che faceva la pubblicità, dicevano ognuno, ieri sera la Casa di Libertà, uno fa come cazzo gli pare, non so se ve la ricordate, è profetica, 20 anni fa è uscita, e sfondavano i muri, dicevano ma sì, si può fare, questa cosa si può fare. Ora, le regole, io faccio parte di una formazione di regole, no? Cioè, quali sono le regole con cui giochiamo? Se voi mi chiedete oggi quali sono le regole con cui noi veniamo giudicati, io ve l'ho detto, navighiamo un pochettino a vista, perché la normativa è complessa, è vecchia, è regolamentata, è frammentata, è trattoppata, e quindi dove non ci sono delle regole certe, no, tu dici qual è il criterio analogico? È un arbitrio di criterio analogico. Cos'è analogico? Volevo solo chiedere una cosa, adesso che mi faccio essere verifiche, noi abbiamo la possibilità di difendere la cristiana, la potestà di dire è o non è. No. Grazie, questa domanda era facile. No, e tra le altre cose, nemmeno in tutte le CMO il medico ha possibilità di fare questa operazione, si immagina il comitato. Io oggi pomeriggio parto per La Spezia. La Spezia è su Marte, non è sulla Terra. Poi vi relazionerò. Altre domande? L'ultima? Non c'è? Perfetto, allora andiamo a schiena. Grazie Franco. Vi chiedo scusa se ogni tanto salto da una parte all'altra, non sono un vero e proprio tecnico sulle pensioni di privilegio. Ho maturato un po' di esperienza trattando di vivere le regole, voi ben sapete. L'indennizzo e la pensione privilegiata sono, e le vittime di dovere sono tre aspetti che corrono paralleli. E quindi mi sono trovato a dover affrontare in questi 10 anni e più di attività anche molte situazioni riguardanti le pensioni di privilegio. Alcuni di voi sono venuti da me in associazione, mi ho dato qualche consulenza, qualche grazie anche comunque all'aiuto del dottor Fantini, che aveva sinceramente sempre molto disponibile, molto disponibile. Ringrazio anche il COISP che mi ha dato questa opportunità, che ritengo molto ma molto importante. Purtroppo la nostra
dico nostra perché mi ritengo sempre uno di voi, la nostra amministrazione è poco attenta a queste problematiche e anche voi siete probabilmente poco attenti perché qui in sala siete abbastanza avanti con l'età, mi sono dato a 19 anni, qui di 19 anni non vedo nessuno, purtroppo queste cose qua si è interessati soltanto quando l'età avanza, per forza di cose adesso per mancanza di assunzioni e quant'altro l'età si sta alzando, quindi l'interesse verso questa materia, la pensione di privilegio, sicuramente è qualcosa che vi può interessare. Nel mio discorso darò anche qualche risposta prima, perché pensione di privilegio è strettamente collegata al capo di servizio e quindi all'equilibrio, non sono comunque la stessa cosa. Leggo anche una piccola dispensa per essere più preciso. La pensione privilegiata spetta al dipendente pubblico se dall'infermità o dalla lesione contratta per fatti di servizio deriva l'inabilità assoluta e permanente. Per patologia è scritta la tabella A. C'è un DPR 115 del 78, quello al quale faceva riferimento il dottor Bandello prima, che adesso stanno per mettere mano, facciamo un discorso prima con un collega qui fuori, effettivamente ci sono delle patologie che all'interno di questo DPR mancano. Mi abbiamo portato anche con per delle vittime del dovere, un carabinieri che aveva avuto grossissimi problemi di cefalee e queste non sono contemplate, per loro la cefalea non è data poco, è stata riconosciuta come un'infermità, questo lo chiamiamo invalidante. Al contrario, ad esempio, ho trattato un collega qui di Venezia con l'ulcera, è andato alla CEMA, ha dato una sesta categoria, che è una categoria abbastanza importante. Adesso l'ulcera si cura e quindi è andato in pensione ed è stata ascritta a nulla, cioè non è stata ascritta a categoria. Lui quindi si è trovato una sesta categoria di indennizzo e nessuna sensibilità di una pensione privilegiata. Poi entrerò meglio nel dettaglio più avanti. Quindi ne consegue che tanto bisogna essere comunque cessati dal servizio. Non si può chiedere la pensione privilegiata in costanza di servizio. Ne consegue che tale pensione è del tutto svincolata da ogni requisito minimo di contribuzione. Ok, io ne sono un esempio, con 5 anni e mezzo di servizio, ho ancora la categoria. Quindi è a prescindere da quello che uno ha maturato come anzianità. In concreto, anche un solo giorno di servizio comporta la liquidazione della pensione privilegiata in presenza delle condizioni che ho detto prima. Okay? Per avere diritto alla pensione privilegiata, quindi è necessario essere inabile assoluto alla mansione o cessare il rapporto di lavoro. Anche dopo farò una specifica riguardo al fatto di essere inabile assoluto alla mansione. Tale inabilità deve essersi prodotta senza colpa naturalmente dell'interessato e sostanzialmente con le stesse motivazioni che poi va portata al riconoscimento della carta di servizio, quindi non ci deve essere colpa da parte dell'interessato. Però una cosa importante che non è stata detta qui è il fatto che non serve che il servizio sia stato causa diretta della infermità o della lesione, ma basta che sia stato con causa. Questa è una cosa molto importante per noi perché non è detto che io debba acquisire comunque nel tempo una malattia dovuta allo stress, al servizio, eccetera, eccetera, ma può essere che il mio vaso era già pieno, il servizio è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso, quindi basta che sia anche una concausa. Vado? La pensione privilegiata, speriamo non vi debba mai capitare, spetta anche ai superstiti, quindi anche alle vedove o ai vedovi. E quindi abbiamo la pensione. Allora, se però aspetta qua. Scusa, sì. Per esempio, accade in questo paese che uno abbia la dipendenza della casa di servizio ai fini dell'equo indennizzo perché muore in servizio, la vedova chiede la pensione privilegiata diretta e Roma gli dice che non dipende dalla casa di servizio. Causa della trattata. Purtroppo queste sono anche il comitato di verifica per le pensioni privilegiate ordinarie. Se prima il comitato per le cause di servizio viene riconosciuto la causa di servizio, in fase di conferma da parte del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, questo organismo, a distanza di anni, vi ha detto probabilmente di no, alla vedova per la stessa patologia già riconosciuta. Quindi, se comunque il decesso del dipendente è dovuto ad una
aggravamento o ad una interdipendenza, poi vi dirò che cos'è l'interdipendenza, perché anche questo forse è una cosa importante, che prima però, mi sono uscito un attimo, ma non penso che il Tornavello l'abbia detto. Allora, se per aggravamento o per interdipendenza avviene il decesso del dipendente, si ha la pensione privilegiata di reversibilità. Quindi, fatto 100 di trattamento per l'interessato, okay, se il decesso avviene per un aggravamento o un'interdipendenza di quella malattia, alla vedova va una percentuale della pensione privilegiata. Okay, quindi si ha la pensione privilegiata di reversibilità. Diverso il discorso invece quando abbiamo una pensione indiretta di privilegio. Il dipendente muore in servizio, okay, per effetto diretto del servizio, alla vedova va la pensione indiretta privilegiata. Sono tutti conteggi diversi. Speriamo che, per ripeto, che non sia mai il nostro caso. Ecco, questo beneficio per la questo beneficio per la pensione comunque va esclusivamente a domanda. È vero che la legge prevede che ci siano dei casi dove viene dato l'ufficio, l'INPDAP, sto parlando giusto anche per un discorso di correttezza, una circolare dell'INPDAP, poi vi spiegherò anche un'altra cosina. L'INPDAP è adesso INPS, riguardo la gestione della pensione privilegiata da parte del Ministero prima e dell'INPS adesso, che ha portato anche delle profonde modifiche, anche con dei risvolti purtroppo al momento negativi nei nostri confronti. Quindi pensi, il trattamento pensionistico di privilegio potrà quindi essere riconosciuto qualora l'infermità sofferta e sia determinato l'indennità di servizio. Un'altra cosa, queste lesioni o queste infermità, per avere tutta la pensione privilegiata a vita, non devono essere suscettibili a miglioramento. Nel caso in cui queste lesioni siano giudicate suscettibili di miglioramento, viene dato un assegno rinnovabile, che può essere per una sola volta rinnovato, e può essere rinnovato per concesso per un minimo di 2 anni e un massimo di 4. Faccio un esempio concreto: anche nel caso mio, io non ho avuto la pensione privilegiata definitiva da subito, però per la particolare situazione neurologica eccetera eccetera mi hanno fatto rivedibile dopo 4 anni, quindi io sono andato in pensione, ho avuto la pensione dopo 4 anni. Ci sono anche lì dei termini perché dovrebbero mandarti dopo l'ufficio, però c'è il rischio, ed è successo a qualche nostro collega che nel frattempo, finché era in pensione, gli hanno sospeso la pensione. Perché? Perché il Ministero allora, e adesso comunque per il mio consulente di niente cosa è cambiato, non è stato mandato a visita nei termini, ok? Passato l'INPDAP, pagava, adesso l'INPS, per un anno. Se entro l'anno non avviene il rinnovo, l'istituto ti blocca, ti condanna la pensione, giusto? Onde evitare dover richiedere indietro le somme, perché cosa succede? Se ti danno la pensione per un periodo di 2 anni, pensione privilegiata, allo scadere del secondo anno non ti mandano visita, ci vai dopo 3 anni, tanto loro continuano a pagarti, se poi te la tolgono, cioè non ti viene confermata e quindi te la lasciata soltanto per i 2 anni, che dopo la patologia diventa non classificabile, dopo i 2 anni dovresti restituire tutte le somme. Quindi loro dopo un anno, che loro te la prendono per un anno, quindi te la soltanto, no? Quindi io dopo 4 anni, anzi 5, sono andato nuovamente in commissione, okay, per essere sottoposto a visita per il rinnovo a vita. Okay? Oltre alla pensione, giusto come accenno veloce, aspettano anche degli altri assegni accessori. Le nostre pensioni sono state assimilate alle pensioni di guerra, quindi sono tutta una serie in base alla gravità delle patologie, in base alla situazione che può essere come la mia, con l'unità di accompagnamento. Ecco, ci sono a fianco alla pensione di privilegio anche degli assegni accessori che possono essere, ad esempio, per delle patologie particolarmente gravi, può essere concesso anche l'assegno di super invalidità. Okay? Cioè, quindi, oltre alla prima categoria, ci sono delle categorie che dicevo prima contemplate, che va dall'ottava categoria, che è la più bassa, alla prima. Queste sono quelle che da seguire alla categoria tabella A, che danno diritto alla pensione a vita. C'è un'altra tabella, ma questo magari dopo ve lo dico. Tabella B, la tabella B dà diritto sia alla pensione di privilegio, però per alcune annualità. Ok?
che possono essere massimo 5. Okay? Quindi sono, dicevo, fianco alla pensione privilegiata per i grandi invalidi, anche questi assegni accessori, quindi anche lì ci sono una serie di tabelle, eccetera, eccetera. Volevo dirvi un'altra cosa, può succedere che